fa tutte le pascosi, non usa la carta cemento, coda paghi un euro al mese, francese. Scappa un bip. Ce l'hai la ricevuta? Merda! Catrale che seconda, come quella della Ricca. Le 7, team qua. Capito, ma con tutti i momenti che c'erano in galleria devi fare il video. Siamo qua noi 4 e stiamo andando a che 4, tra l'altro? Monte Carlo. Quasi 5. Detto anche Monaco di Baviera. No, non è Monaco di Baviera. Principato di Monaco. Ah, ho sbagliato. Guarda qua, guarda qua. La ricchezza, guarda qua. Cos'è che stai facendo? Sto facendo la foto di una macchina bellissima. Questa la costruiamo prima o poi. Più bella però. Più bella. Meglio. Vuoto. Non li conosco, non li conosco. Cosa ridi? Un miliardo di euro di macchine, noi tiriamo la carta igienica. Adesso lo metti via. La casa di papel. E mettilo nella rete. Ci siamo! Che ci sei solo tu, però. Vabbè, siamo arrivati al GP Historique di Monte Carlo, nel Principato di Monaco. Siamo nel paddock e qui potete ammirare tutte le auto in ordine di anno che partecipano al Gran Premio, che è una delle competizioni top di tutto il mondo per le auto storiche da corsa. Qua si comincia con le macchine anni 20 e 30, quindi ci sono tutte le Bugatti, dai 35, i motori che rombano. E andiamo verso il box di Marco, che con la sua Formula 1 del 1975 partecipa nella top class. 7 squadre a corse, andiamo a fare il tifo. E abbiamo qua, possiamo vedere una Bugatti marcia. Questa è Type 35 a fine anni 20. Hanno fatto i record di velocità assoluta su terra, superando per la prima volta i 200 km/h. Pezzi incredibili, completamente originali, che grazie a questa manifestazione e alle Le Mans Classic, che abbiamo già vissuto l'anno scorso, possono tornare in pista e far rivivere le emozioni di quasi 100 anni fa. E siamo davvero grati di essere qua, un'occasione non da tutti, vivere il backstage di questa manifestazione incredibile in questo contesto. Qua ci sono i cash veri, noi poveri siamo venuti a mettere la nostra simpatia. Ciao poveri! È qua che incomincia la sezione Formula 1 anni 60 e 70. Queste sono le macchine di cui tutti voi appassionati avete i modellini a casa. Noi le stiamo vedendo e toccando dal vivo. È un'esperienza assolutamente unica. I motori sono principalmente tutti Ford, i V8 DML 3000, 3002, 3003. Stiamo parlando di automobili che a fine anni 70 pesavano circa 600 kg in ordine di marcia e avevano più di 600 cavalli. Quindi un rapporto peso-potenza pari a 1, che oggi, ancora oggi, è uno dei rapporti peso-potenza più estremi di tutti. Stiamo parlando però di mezzi senza nessun tipo di controllo elettronico, senza servosterzo, senza ABS. L'unica cosa che faceva la differenza era la manetta del pilota. Quindi tanto 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 chapeau a chi ha il coraggio di salire su questi attrezzi e spararli a 250 km/h in questo circuito cittadino pieno di insidie e di pericoli senza vie di fuga. Veramente pazzesco. Questi sono in assoluto gli pneumatici più larghi che abbiamo mai visto nella nostra vita. 1, 2, 3, 4, 5 mani. E qua abbiamo Balancing di Marco Fumagalli con lo spazzaneve frontale. Lui è il Fuma. Ecco. Vieni qua. Marco! Dopo Le Mans, che ci ha dato delle emozioni di spessore anche a Monte Carlo o Monaco, chiamatelo un po' come cazzo vi pare, tanto è uguale. Facciamo un'intervista, quando capita di fare un'intervista a un pilota di Formula 1, dai, allora. Neanche stavolta, ma facciamo finta. Come sono andate queste prove libere? Sono andate bene. Abbiamo saputo che la macchina frenava egregiamente. Frenava da Dio proprio. Cioè l'ha visto molto da vicino in realtà. Te lo dicevo proprio, frena. E non ha esaudito le sue preghiere. Purtroppo. Ma nonostante tutto hai fatto il... Credo settimo. Settimo tempo di categoria. Pazzesco ragazzi, pazzesco. E lei? Salve! Vecchia megera. Team è in sbattimento di brutto per preparare la macchina. Come potete vedere abbiamo là personaggi fantastici che stanno impegnando il loro prezioso tempo per sviluppare al meglio questa nostra macchina, nostra loro, più loro che nostra, perché nostra è così, è un eufemismo. Collettività. Sì, è una roba collettiva, bravo. È più collettiva come cosa, perché noi ce la sentiamo di brutto. Tac, guarda che soffia la pastiglia, tac.
TAC, minchia, TAC fatturato, fattura. Figa fatturato, figa Formula 1 è fatturato, figa, TAC. Perché il GP Historic di Monte Carlo è così importante? Pensate che non è nemmeno sufficiente possedere i soldi, l'auto, il team, anzi, la macchina deve essere ispezionata parecchi mesi prima dalla commissione di gara che decide, in base al regolamento, di accettare o no l'automobile. Quindi l'auto deve essere prestigiosa, costruita in una maniera ineccepibile, ricostruita da zero per renderla sicura e competitiva e soprattutto deve rispettare i requisiti di standard tecnici del regolamento, quindi nuove sospensioni, nuovi freni. La grossa difficoltà nel realizzare questi grandi mezzi è proprio quella di ricostruirli rispettando le caratteristiche tecniche estetiche dell'epoca. Tenete presente che queste auto hanno sotto il cofano un 3000 dml della Ford, un V8 da corsa che solo per revisionarlo costa circa 100-110 mila euro. Stiamo parlando di cifre veramente importanti che permettono quindi all'elite mondiale di venire da tutto il mondo e convergere in questa città che per questo evento viene trasformata nel circuito cittadino storico di Monte Carlo due settimane prima del Gran Premio di Formula 1 moderno e si crea questa situazione surreale con il paddock pieno di mezzi da corsa che si vedono solo nei musei, che si possono toccare con mano o almeno per qualcuno privilegiato come noi che ha ricevuto un invito. Quindi siamo davvero grati di essere qua nel paddock e di sostenere il team 7 squadra corse. Le qualifiche domani devono andare bene per forza, incrociamo le dita e speriamo di arrivare in cima alla classifica. Avanti così! L'altra delle due auto del team purtroppo ha avuto un incidente un po' pesante, puntiamo domani con l'altra delle due, vediamo un po' com'è. Adesso il team sta smontando le ruote danneggiate per poter permettere di caricare l'auto sul bilico. I cerchi mostrati come trofeo di guerra. Pilota indenne fortunatamente, però la macchina ha subito veramente un danno importante. Queste sono le corse e bisogna accettarle. Nastro americano, fascette con la caldo, tac, guarda qua cosa abbiamo costruito, che cazzo ci voleva? Tac! Ne ho sprecato anche un pezzettino. Sto saldando i supporti per le telecamere. Non si può sfilettare, c'è il filetto. Ha preso Zac? Sì, il cazzo ha preso. Abbiamo fatto anche i supporti per le telecamere, così domani le montiamo le telecamere. I giudici s'attaccano. E sono partiti. Allora, porca troia, quante telecamere. Andiamo via. Pov. Stiamo andando in tribuna per seguire dal vivo la prova ufficiale di qualifiche di Marco. Ieri in prove libere ha stampato un bel settimo posto, quindi siamo fiduciosi. C'è la possibilità che salga ancora di una posizione, comunque un gap di 4 secondi abbondanti dal primo che sta facendo completamente un altro sport, ovviamente con un'altra macchina molto più performante. Però qua a Monte Carlo si fa show, non gliene frega un cazzo a nessuno dei risultati. Il prestigio di essere in cima alla classifica ovviamente conta. Quindi tutti a fare il tifo. Ci abbiamo anche la doppia telecamera, così abbiamo anche il POV di Mattia con l'aletta che ondeggia. Sembra di stare al mare, ma siamo al mare in realtà. Bisogna tirare fuori i biglietti, giù. Biglietti! Mi voglio, porca biglietti! We are with the guys here.
sorpresa al team, abbiamo preso i panini per tutti. Stai mangiando? Peter no, Peter ha fame. Io vado. Spettacolare. Non c'è problema, abbiamo già l'Iban, ve lo forniamo a tutti. Ma sai dove mandarlo? Sì, sì. L'indirizzo è questo. Società no profit, quindi dovresti fare beneficenza, l'hai già fatta e ti ringraziamo. Grazie, Rancio. Bravi! Grazie, grazie. Oh, hai una moto, un casto, un cesso, vai da Raston Garage. Lodi, via Bari 6. Via Bari 6, a Lodi. Bravo, bravo. Andate tutti, che lo sarete a fare. Taglio. Certo, il livello è alto.